È stata costituita con voto unanime dal Consiglio Comunale la Commissione Speciale per il Ripristino del Tribunale di Vigevano e dell'annessa Procura. L'obiettivo è quello di consultare esperti che possano fornire materiali da inviare alla Commissione del Ministero della Giustizia che sta lavorando per modificare quella riforma della geografia giudiziaria del 2011 che ha portato alla cancellazione del Tribunale Ducale. Avere poi degli incontri con chi sta portando avanti a livello di riforma ministeriale, discorso sulle corti d'appello, per intervenire quindi sulle circoscrizioni giudiziarie e riconsentire l'apertura del Tribunale di Vigevano e della Procura relativa al Procura della Repubblica. Difficile fare previsioni sulla riuscita dell'operazione perché esistono pressioni politiche romane ancora da decodificare. Di certo però c'è già un disegno di legge proposto dal senatore socialista Buemi che colloca Vigevano in un ristretto gruppo di tribunali da ripristinare per ragioni di bacino di utenze e di equilibrio con le dimensioni dei territori circostanti, in particolare Pavia. Io so solo che Vigevano è il tribunale più grande che è stato soppresso. Io so solo che Vigevano serviva una popolazione di 257.000 abitanti per un'estensione territoriale di 1.253 km². Nei prossimi due mesi si cercherà di avviare quanti più contatti possibili. Il presidente della Commissione Madeo precisa che la battaglia non sarà contro Pavia, anche se nella discussione è emerso come sia in dubbio che capoluogo non abbia nessuna convenienza dal ritorno in vita del Tribunale di Vigevano. Non è questione di fare la guerra a nessuno, guarda, non aspettiamoci che Pavia ci dia una mano su questa cosa qui, perché io la butto sul ridere, nel senso, quanti avvocati di Vigevano hanno dovuto aprire sedi secondarie a magari a Pavia o quantomeno recarsi in udienza a Pavia con aggravi di costi anche per chi si appoggia agli avvocati. Non aspettiamoci, e lo sottolineo, favori dai nostri cugini pavesi, perché io ritengo che per loro sia sicuramente un vantaggio, anche economico, di aumento di PIL.